L'artista esistenzialista, buonasera a tutti. C'è una quartina, secondo me, molto molto interessante, molto molto bella. C'è una foto che mi andava uno dei miei contatti, laddove c'è un viso cosparso di foglie di giornale, oppure un viso stampato su foglie di giornale, fate voi, che è strappato. Quindi mi dà l'idea un pochettino delle lacerazioni più intime, degli stati sofferenziali, quasi una sorta, per certi versi, di esistenzialismo, diciamo, strappato, un'anima strappata, sofferenze intime e quant'altro. Lo vediamo un attimo assieme e poi lo commentiamo. Ho il viso in cartapesta e l'anima perennemente stracciata. Le timide dita ricoprono il labbro in una bluastra e gelida nottata. La pupilla opaca volge al vuoto chiedendo eterni mulumi. C'è tanto di detto e non detto intorno a quel virgineo e robusto fusto, ma non sempre i gogliosi semi, quei sinuosi rami. Cosa vuol dire tutto ciò? È un po' secondo me, un guardarsi dentro per certi versi a distanza di un tot di anni, un po' un riferimento a tanti di noi che fanno intimità, ma soprattutto introspezione tutti i santi giorni della loro esistenza inquieta e quant'altro. Ecco, il viso in cartapesta, il viso in cartapesta che magari soffro di comportamenti che magari accanto a me non mi piacciono, soffro di un mondo, in riferimento a un mondo che non è più lo stesso dal 90 in poi o quant'altro, non mi piace questo modo di vivere, la mia anima è perennemente stracciata, stracciata, mancanza di etica comportamentale, giudizio e quant'altro, bla 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 bla. Ecco, queste timide dita, queste dita, diciamo, anche per certi versi pudiche, un po' silenti, silenziose e quant'altro, ricoprono il labbro. Tutto ciò che magari avrei voluto dire che non ho detto, ho preferito non dire, che magari poi nel tempo tu comunque dici o dirai, perché chi è abituato a parlare lo farà comunque sempre. E queste timide dita, diciamo, per certi versi coprono questo labbro, che è un labbro per certi versi funestato, diciamo, da tante, diciamo, parole dette e non dette, e fondamentalmente in una nottata, gelida, una nottata bluastra, che comunque è fredda e comunque tumultuosa e anche, ma è rendevole, ma comunque poi ferisce a livelli di sentimentalismi profondi. E c'è una pupilla opaca che volge al vuoto, ecco, un essere poco presente, diciamo, in ottica circostanziata, per tutto ciò che noi viviamo giorno per giorno, non sempre presente, attenzione. E quindi questa pupilla chiede eterni lumi. Sì, ok, signori, come funziona, come facciamo, come ci comportiamo in questa, tante altre situazioni e quant'altro, che poi bisogna anche riflettere, secondo me, come dobbiamo muoverci, cosa dobbiamo dire, come dobbiamo comportarci. Ecco, quindi dicevo qui c'è un tanto di detto e non, de non detto, tutto quello che noi magari abbiamo pensato di dire, non abbiamo mai detto e quant'altro, in un robusto e virgineo fusto, ma che non sempre è accompagnato di questi rami che sono sinuosi per certi versi, ma ahimè non rigogliosi. Ecco, quanti magari i figli non seguono le orme del padre, gesto del padre, perché magari per certi versi non hanno delle idee comuni, delle accomunanze, un pensiero comune, una ferma forma mentis che magari un pochettino più presente a livello attualistico, ma non sicuramente tradizionalistico. Quindi c'è un mondo che cambia perennemente, che è in continua svolta. L'artista esistenzialista, buona giornata a tutti.